Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Si tratta del 29 agosto, il primo giorno della liberazione dai sovranisti dell'Italia. Insomma, è durata veramente poco questa parentesi leghista, populista, chiamatela come vi pare, sovranista. È finito il momento dell'emergenza. Questo è quello che si riesce a capire bene dai giornali e quello che mi ha impressionato ascoltando, e per quello ho fatto un po' tardi oggi per questa zuppa, il discorso di Conte, che è diventato uno statista. L'avvocato di Foggia è diventato improvvisamente da un perfetto sconosciuto che ravolava e cercava di avere un po' di business dal suo amico avvocato Alpa, è diventato il grande uomo che salverà l'Italia dalle sue più grandi nefandezze che erano state compiute dall'alleanza Movimento 5 Stelle, che adesso già un po' si sta ridiscutendo, e invece quei cattivoni della Lega che sono insopportabili. Però, insomma, prima di parlare dei giornali non possiamo non parlare dell'interminabile comizio che ha fatto Conte uscendo dopo 50 minuti dall'incontro con il Quirinale. Perché dico questo? Perché ieri, devo dirvi la verità, che quando ho sentito Salvini uscire dal Quirinale, mi sembrava anche quello un grande comizio. Esce dal Quirinale e dice per quale motivo lui è deluso di questo fatto e le solite cose che dice Salvini, insomma, che tutti voi potete immaginare. Poi oggi ho sentito Conte e allora no, non ci siamo. Cioè, gli stessi che ieri prendevano in giro Salvini e anche me. Anche per me doveva avere un atteggiamento un po' più istituzionale. Ieri Salvini uscendo al Colle dicendo semplicemente: scusatemi, questo governo è una truffa perché non ha una maggioranza, glielo ho spiegato al Presidente della Repubblica. Comunque, democraticamente, se troverà i voti, io ne farò legittimamente l'opposizione. Sarebbero bastate queste tre parole e poi avrebbe avuto tutti i talk show del mondo e tutti i giornali del mondo per spiegare la sua posizione, ma non era quello il luogo per farlo. Beh, oggi invece mi sento Conte che prende quel microfono, si infila i suoi cinque fazzoletti bianchi nel taschino, perché quello mi sembra, come vi ricordate, quei compagni di classe che sanno sempre tutto e che fanno i fenomeni a scuola. Ecco, questo è Conte, secondo me. Beh, ecco, e vi racconta una specie di libro dei sogni di sinistra, che secondo me è un libro degli orrori. Questo paese è tutto fatto da energia rinnovabile. A Conte! Sono 20 anni che ci proviamo, ci costa 20 miliardi di euro la bolletta di queste minchie di energie rinnovabili che pagano i poveracci, ma non raccontarci cazzate. Poi questo paese inclusivo, ma non hai fatto il decreto sicurezza? Non hai difeso Salvini nel decreto sicurezza? Non l'hai fatta tu questa roba qua? Non eri presidente? E poi pensoso. Ci ho pensato se rifare un altro governo con un'altra maggioranza e poi ho capito che lo devo per il bene degli italiani. No, tu lo devi per il bene tuo, che fai il Presidente del Consiglio, che è una cosa fantastica, sei l'uomo più importante d'Italia. Ma perché dobbiamo vivere in questa bolla incredibile di ipocrisia per cui questi uomini lo fanno per il bene del paese? Voi non fate un cazzo per il bene del paese, voi lo fate legittimamente per le vostre ambizioni, che sono quelle di andare a Palazzo Chigi. Peraltro, apro una parentesi e la chiudo questa parentesi, va bene? Perché da Palazzo Chigi, che è la storia della grande romanità, di una grande famiglia romana nel centro della civiltà italiana, e il Quirinale, il Palazzo dei Papi, che adesso è occupato dai Presidenti della Repubblica e prima dai re. Insomma, in questa Italia che tanto amiamo e che tutti, dopo Berlusconi che dicevo io amo l'Italia, la dicono tutti sta cosa, io amo l'Italia, ma perché cavolo ci andate con due Volkswagen? Perché devo vedere al Quirinale, devo vedere una merda di Volkswagen? Fosse, capito, una straordinaria Mercedes di lusso, una Rolls-Royce, una Porsche, io sarei anche contento, ma con una Volkswagen? Non potevi prenderti una Lancia? Non potevi prenderti una Maserati? Non potevi prenderti una Ferrari? No, la Ferrari no, perché figuratevi, l'avvocato del popolo. Adesso come è diventato Conte? Non è più l'avvocato del popolo, è il garante del popolo, perché lui ci ha pensato la notte: che faccio? Lo faccio questo governo? Non lo faccio questo governo? Tradisco la Lega? Non tradisco? Ah sì, lo faccio. E perché? Perché me lo chiedono gli italiani. Tra l'altro, Conte si fa sfuggire che gli italiani lo apprezzano moltissimo. Ma come? Ma come? Ma si è montato. Noi stiamo
stiamo costruendo un mostro! Conte diventerà una riserva della Repubblica nel giro di 6 mesi! Magari pure bravo! Ma ragazzi, ma c'è un mondo! Vabbè, ma lasciamo perdere. L'ha votato qualcuno, Conte? No, perché questo ancora non me lo ricordo. Io ancora non mi sto ricordando se qualcuno al mondo ha votato Conte, che è legittimo, perché il Presidente del Consiglio può non essere votato. Però io ci andrei tranquillo. Allora, concludo. Ragazzi, fate una cortesia. Ma non voglio fare il sovranista! Non me ne frega niente! Tra l'altro la Fiat non è più manco italiana, c'è una sede da Amsterdam e l'altra, però c'è il caso che a Grugliasco, a Mirafiori, cioè ci siano ancora delle stabilimenti italiani, magari prendi una macchina italiana, non so, ma non per fare il sovranista, per fare una cosa come avrebbe fatto la Merkel, che non sarebbe mai andata con una Fiat alla Bundestag, e il Macron non sarebbe mai andato se non con una Renault o una Citroën, non lo so che cosa c'ha quelle macchine là, o Trump avrebbe preso una macchina, no, io dico ognuno un po' pensi, insomma, secondo voi una commessa di Bottega Veneta può andare in giro con qualcosa che non sia di Bottega Veneta? Secondo voi una commessa di Valentino si può mettere un vestito di Armani? No, è un italiano, magari si porta una macchina, è normale. Ma quindi voglio chiudere questa parentesi, perché Conte ci ha spiegato cosa succederà in questa Italia: combatterà la povertà, combatterà la disuguaglianza, combatterà l'inquinamento, combatterà, adesso ve l'ho segnato, darà dignità, diritti, laicità dello Stato, ha parlato dell'istruzione, insomma, ha parlato di tutto tranne dell'immigrazione, che è l'unica cosa che hanno fatto negli ultimi 6 mesi decente in questo governo. È una cosa incredibile, veramente incredibile, quasi più incredibile di Zingaretti, che vota questo governo dopo che aveva assicurato che non lo votava. I giornali, parliamo velocemente dei giornali. Il Corriere della Sera ci ha spiegato negli ultimi giorni che qua questo governo in realtà lo sta facendo il Quirinale, e il colloquio tra Conte e Mattarella, che è durato circa 50 minuti, farebbe pensare che Conte accetti un incarico con riserva proprio in virtù del fatto che il Quirinale gli sta dettando alcuni paletti. Se col passato governo gli aveva dettato il motivo, il ministro dell'economia aveva spiegato che Savona non poteva farlo, immaginatevi voi in questo governo quante cose detterà il Quirinale. Conte non eletto, Quirinale che decide, questa è la prospettiva, come il Foglio sintetizza oggi molto bene. Foglio: l'Italia ha un nuovo governo, l'Europa, e questo lo dice compiaciuto ovviamente Claudio Cerasa, perché è la linea politica di quel giornale, editoriale, scusatemi, di quel giornale da sempre, ma che è obiettivamente quello che sta succedendo. Conte ovviamente ha parlato dell'Europa, che forse è il liquido amniotico in cui si trova meglio, perché esattamente da là lui ha trovato la sua investitura, quella che non ha avuto elettorale lo ha avuta certamente da Europa. In funzione di quello lui è potente da noi, insomma è una cosa straordinaria. Il governo del Colle, appunto il Corriere della Sera, ministri tecnici ministeri tecnici non devono andare i politici. Questo è come il Fatto interpreta in maniera, diciamo, un po' potabile quello che ieri ha detto Grillo. Grillo ovviamente non ha scritto questo sul blog, ha scritto che tutti i ministri di questo governo devono essere ministri tecnici e non politici, e i politici devono fare i sottosegretari. Questa è enorme, gigantesca cazzata che si è inventato Grillo, cioè che questo secondo lui sarebbe un governo in cui i grillini dovrebbero mettersi come sottosegretari e trovare delle persone autorevoli. Pensate un po' voi chi troveranno i grillini come ministri tecnici. Ho sentito una giornalista qua alla 7 straordinaria che dice: ma poi ci sono anche dei competenti tra i grillini, chi è che citava uno di questi perché ha fatto il professore in Sudafrica? Pensa un po' tu. Vabbè, comunque lasciamo perdere, ormai è passato la cosa di Grillo, la cosa straordinaria è che in realtà il Fatto interpreta quello che ha scritto Grillo sul suo blog, cioè che dovrebbero andare dei ministri competenti. Però una cosa chiara esiste, che se Grillo dice questa roba qua, fotte Di Maio, perché Di Maio tutto gli puoi dire, anche che è stato bravo, che non è stato bravo, ma certamente non glielo puoi dire che è un competente nei ministeri tecnici che ha appena assunto. Quindi la lettura minima di questa cosa di Grillo che danno oggi tutti i giornali è che questo è il bacio alla non so come definirlo, è il bacio per andare all'inferno fatto da Grillo a Di Maio. L'altra cosa straordinaria è che Travaglio celebra questo governo dicendo: non possiamo negarlo, non dice stupidaggini, perché è evidente che il Movimento 5 Stelle nasce da una costola della centrosinistra. Grazie Roberto per la tua zuppa preferita. Paolo manda le dichiarazioni di Zingaretti prima della crisi, me l'ha chiesto, le ho mandate sul mio sito, le potete vedere. Il giornale interpreta giustamente queste dichiarazioni di Grillo come aver fatto fuori
Di Maio, e poi ci sono delle eccezioni. Una di queste è Calenda. Beh, insomma, io trovo che Calenda e anche Richetti, per la verità, che era un emiliano amico molto di Renzi, insomma, nel Partito Democratico si ricordano di quello che hanno votato soltanto pochi mesi fa, a febbraio, alla convenzione. E quello che hanno sempre detto è che non avrebbero mai fatto un'alleanza col Movimento 5 Stelle. E quindi Calenda, in maniera, secondo me, coerente, forse l'unico all'interno del Partito Democratico, insomma, Richetti, coerentemente, dicono: ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Bye bye, perché se volete portare il Partito Democratico al bacio con il Movimento 5 Stelle, sarà pure un governo che durerà fino alla fine di questa legislatura, ma il mio voto non ce l'avrete. Quindi Calenda è su tutti i giornali, raccontato un po' come il ragazzino traditore e alcuni pochi come l'unico coerente. Mi sembra che il giornale ovviamente lo considera coerente. Beh, il Sole 24 Ore lo sappiamo che è partito da tempo, perché la Confindustria in realtà è quella roba lì, il centro-sinistra. Il vero nemico della Confindustria, fatta dai vertici, non dalle basi, è la Lega, non capendo che i veri danni all'economia li faranno il PD e il Movimento 5 Stelle. I cazzoni della Confindustria, dei vertici della Confindustria, come sempre è avvenuto, amano i governi di sinistra e mettono in relazione, come è facile fare obiettivamente, la riduzione dello spread ai minimi. Finalmente è arrivato un governo, una specie di grande marchetta del Sole 24 Ore, di grande incentivo al governo Conte. Tenetevi il governo Conte, siate contenti del governo Conte. D'altronde sarà il governo Conte, come sanno i vertici della Confindustria, che faranno 500 nomine. E di fatto, cosa fanno i vertici della Confindustria nella vita, posto che non hanno un'azienda? Cosa fa la signora Marcegaglia, che non c'ha un'azienda? Lei, quando finisce di fare presidente della Confindustria, fa il presidente dell'ENI. Chi nomina il presidente dell'ENI? Il governo. E allora cosa pensate che celebri la Confindustria con il suo giornale, il Sole 24 Ore, se non un governo di sinistra che fra poco farà 500 nomine? È difficile fare questa. Non è difficile. Detto questo, ogni tanto al Sole ci sono dei giornalisti, ovviamente ce ne sono tantissimi. Io sto parlando dei vertici della Confindustria, non dei giornalisti del Sole. Alcuni di loro si ricordano questa minchiata del reddito di cittadinanza. Bellissimo oggi il pezzo in cui ci spiegano che lunedì prossimo si dovranno presentare 704.000 persone ai centri dell'impiego per trovare lavoro. Perché vi ricordate, io ti do l'assegno, ma tu lavori. In realtà, soltanto uno su tre dei nuclei familiari che hanno il reddito di cittadinanza hanno i requisiti per dover fare un lavoro. Insomma, in quest'altra grande bolla di minchiate che è il reddito di cittadinanza, che è un'assistenza pura, il Sole 24 Ore ricorda questi numeri, ovviamente con il garbo che si deve a un governo che tra poco ti nominerà ai vertici delle aziende pubbliche più importanti italiane. E noi ci divertiremo, l'Italia ovviamente un po' meno. Nasce il governo giallo-rosso con il presidente, il Visconte, che ci spiega dove sarà l'Italia nei prossimi anni: più verde, più giusta, più solidale, più istruita. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Bene, con questo la zuppa di Moro conclude oggi. Io vi do appuntamento lunedì sera con più calma e moderazione, come purtroppo si impone a chi fa televisione per tutti. Ma questa zuppa è solo per noi. Ciao!